Perché sono qui? Ciao Matti, tra mezz'ora è un appuntamento in Sky con l'amministratore delegato. Purtroppo ci devi andare da solo. Corinne non ti può accompagnare, è incastrata nel casco della parrucchiera. Facci fare bella figura, mi raccomando. Vai al B28156. Se ti perdi, chiedi a Palace Gallery e chiamami quando esci. Mi raccomando, ciao ciao. Immagini se dovessi rimanere bloccato qua dentro. Proseguono i tentativi di estrarre dall'ascensore Mattia Stanga, il ragazzo rimasto intrappolato all'interno dell'ascensore da ormai 10 settimane. Si è salvato grazie alla sua bottiglietta di acqua. Ma che tra l'altro non ho neanche portato l'acqua. Si sa, è la regola fondamentale, se vai in ascensore ti devi portare l'acqua, così se rimani bloccato almeno bevi. Qua poi? Com'è che faccio ad andare in bagno? Dov'è che... Vabbè, ascoltami. Ah, ho capito! Darò le notizie a Sky TG24, sicuro. Non so quali sono i fogli giusti. Sono un po' sudato, eh. Vai lì un po'. Buongiorno a tutti. Sì. Nuova scoperta dall'Università di Tokyo, un'incredibile scoperta, appunto, è il primo prototipo di silenziatore per galli, salto troppo la giacca, e che rivoluzionerà la vita di chi ha un gallo. A voi il servizio. Passiamo alla viabilità. C'è traffico, infatti se esce a quest'ora alle 6, puoi trovare traffico, ovvio che c'è traffico. E mi dicono dalla regia che il servizio in Brianza è pronto, giallo in Brianza, c'è sul posto appunto il nostro corrispondente da Milano e in esclusiva vediamo il servizio. Sì, sì, vi sento, sì. Siamo qua al Bosco Orizzontale in Brianza, dove è appena accaduto il fatto, infatti il fatto che ha sconvolto tutto il nord Italia. Mi trovo in compagnia di uno degli unici, se non l'unico, testimone oculare che appunto ha visto la vicenda. Com'è stato? Ha visto tutto? No. No. Niente. No, niente. Non ho visto niente. Ma niente di niente. Dichiarazioni. No. Linea allo studio. Sì, ragazzi, ma scusatemi, mi fate venire qua dalla piscina, ero con i miei... Cioè... Un caldo torrido, un testimone ho chiesto, non ha visto niente. Ma come si fa a mandare in onda una roba del genere? Non so. Siamo lo servizio e non ci sono i testimoni. Meteo! Eccoci con le previsioni di oggi. La nostra penisola, come potete vedere, sarà colpita da un forte meteorismo, quindi il nostro consiglio è di non mangiare pasta e fagioli e di rimanere a casa. Alla prossima. Bene, per questa edizione è tutto. Sky TG24 continua. Mattia! Sì. Ecco, ti ho visto. Ho visto che sì. Hai fatto... Sì, sì, sì. Nel sì. Backstage dietro. Sì, ho visto... Bravo, eh. Grazie. Bravo. Incredibile, bravo. Però, secondo me, io ti vedo un po' più forte fuori, ecco, come inviato, fuori. In esterna, quindi non sì, in studio. Sì, inviato proprio. Secondo me è più il tuo proprio. Sì. Ma così, tipo, dov'è che mi inveresti? Fuori, capito? Ah. Inviato. Mattia. Fuori? Inviato. Oh, va bene. C'è qualcuno fuori che mi dice dove andare? Sì, inviato. Vabbè. No. Ma alla fine non fa per me. Anche perché arrivare nello stesso posto tutti i giorni in orario, io che sono ritardatario, ma posso. Impossibile. Oh, Mattia! Alessio Viola! Ciao! Ciao, che fai? Sono qua. Ciao, che figata! Io ti seguo, sempre impazzire. Davvero? Sì. No, ti seguo. Ma che fai qua? Che fai? Non so, sono qua, devo andare all'ultimo piano, ma non so. Vabbè, dai, da girare qualcosa. No, non lo so, te lo giuro. Vorrei saperlo, ma non lo so. Ma non è che me lo dici perché pensi che poi do la notizia, cioè, tranquilla. No, ma anzi, vorrei dirtelo, ma non lo so davvero, cioè... Vabbè, che sei venuto a fare, cioè... Non lo so, te lo direi, non lo so davvero, cioè... Vabbè. Sei più simpatico sui social, però, ma se non lo so...